Pareggio spettacolare tra Pineto e Atletico Terme Fiuggi allo stadio Mariani Pavone termina 2-2 con le due compagini che si dividono la posta in palio. Calcio d'inizio per gli ospiti, pronti via e la gara si sblocca. È il quinto quando Minella offre una buona sponda per Pezzotti, il quale arma il mancino dei 25 metri. Una botta pazzesca che non lascia scampo all'ex Megeri e toglie le ragnatele dall'incrocio. Che partenza al Mariani Pavone per i biancazzurri. Il Pineto gestisce il vantaggio con ordine. Il primo acuto del Fiuggi arriva al quarto d'ora con Flores che da posizione defilata spara alto. Quando si affaccia in avanti il Pineto è incisivo. Gran giocata di Minincleri al 35esimo. La risposta di Megeri è pregevole, salva i suoi. Nell'ultimo minuto utile della prima frazione, doccia gelata per i ragazzi di Amauro. Paoli sgambetta Manari nel cuore dell'area di rigore, procurando il penalty. Dal dischetto si presenta Sowe, glaciale, con una rincorsa lenta a incrociare al punto giusto. Non può nulla Mercorelli, 1-1. Nella ripresa il match è equilibrato, soffre un po' il Pineto, bello l'1-2 tra Rocchi e Flores. La conclusione diretta all'angolino è ben intercettata da un attento Mercorelli. Attaccano gli uomini di Romondini, l'estremo locale si salva con qualche brivido. Alla mezz'ora si rendono protagonisti i biancazzurri. Cross al bacio di Della Quercia per Minincleri, che di testa spedisce al lato da posizione privilegiata per millimetri. Dall'altra parte però il Fiuggi non perdona. Jakubiv si allaccia con Di Giacomo, conquistando il secondo calcio di rigore di giornata fra le vibranti proteste locali che chiedono un fuorigioco a inizio azione e millantano sulla trattenuta. Dagli 11 metri si presenta Flores che spiazza Mercorelli e sigla il sorpasso. Gli uomini di Amaro non ci stanno e provano subito a reagire. Il colpo di testa di Romano trova la pronta risposta di Megeri nel momento più difficile, l'acuto del numero 10 da numero 10. Minincleri addomestica la sfera e incrocia a meraviglia, facendo esplodere di gioia tutti i suoi tifosi. Nel finale palpitante non succede più nulla. Pineto e Atletico Terme Fiuggi si dividono per 2-2 la posta in palio in un match spettacolare. Il risultato bisogna sempre accettarlo. Per quanto riguarda la prestazione, sicuramente nella prima frazione abbiamo fatto molto bene. Forse meritavamo andare all'intervallo 1-0 perché abbiamo avuto un buon possesso palla, siamo resi pericolosi in prima circostanza. Un errore ci è costato un po' il rigore, quindi, ma nell'intervallo sull'1-1 un po' moralmente la squadra ne ha risentito. Nel secondo tempo abbiamo sofferto perché è venuta fuori il Fiuggi, ci ha messo in difficoltà, è una squadra che ha buona individualità e abbiamo sofferto. Poi c'è stato questa mischia di rigore, abbiamo avuto la cattiveria giusta per trovare questo pareggio, secondo me in modo meritato. Beh, il risultato credo sia giusto per quello che si è visto in mezzo al campo. Naturalmente loro hanno avuto un approccio diverso, forse un po' più forte del nostro, hanno trovato un grandissimo gol dopo 4 minuti, hanno creato anche altre due palle gol al primo tempo. Noi abbiamo comunque giocato la nostra partita e devo fare i complimenti ai ragazzi, perché prendere gol dopo 4 minuti a Pineto con una squadra così forte non è facile da subire, ma hanno avuto una reazione veramente importante, hanno continuato a giocare, hanno continuato ad esprimere un buon gioco e nel secondo tempo sono rientrati in una condizione mentale secondo me molto forte e molto migliore dell'avversario, e credo che il secondo tempo i miei ragazzi hanno fatto veramente un'ottima prestazione e secondo me meritavano qualcosa di più, visto che insomma il gol l'abbiamo preso nei minuti di recupero.